Buongiorno a tutti, ci siamo appena ricollegati con il sito internet della Basilica di San Francesco di Assisi, dove sta per essere ripresa in diretta la Santa Messa che si celebrerà in Basilica. Vi ricordiamo di aver fatto il collegamento in diretta sempre con il sito internet della Basilica alle ore 6:30, quando in Basilica si sono celebrate le lodi e le abbiamo ritrasmesse in diretta ai nostri amici di Facebook. Ora la Santa Messa sarà ripresa dal sito internet della Basilica in diretta e noi condivideremo la diretta della Basilica e riprenderemo in diretta quello che trasmette il sito internet della Basilica e lo diffonderemo ai nostri amici e Facebook in diretta. Auguriamo a tutti una buona giornata e una buona partecipazione alla Santa Messa. Un pensiero particolare va a tutti coloro che soffrono per il coronavirus, per le malattie, per le infermità, per i poveri del mondo, coloro che soffrono la sete e la fame. Buona giornata a tutti e arrivederci a domani mattina. Qualche attimo di pazienza perché stanno preparandosi in Basilica per trasmettere la diretta. Cioè la ripresa è già in diretta, ma stanno preparandosi i frati che devono poi celebrare la Santa Messa. Infatti, come potete vedere, preparano tutto l'occorrente. Prepariamo il canto d'ingresso a pagina 18. Amatevi, fratelli. Sta per iniziare la celebrazione della Santa Messa. Ecco, inizia la celebrazione della Santa Messa. Buona partecipazione alla Santa Messa a tutti. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per me potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Conducici a te, o Padre, nostra salvezza, e formaci alla scuola della tua sapienza, perché l'impegno quaresimale lasci una traccia profonda nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla a tutta la comunità degli israeliti dicendo loro: siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Non ruberete, né userete inganno o menzogna a danno del prossimo. Non giurerete il falso, servendovi del mio nome. Profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. Non tratterai il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo. Non maledirai il sordo, né metterai in ciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commetterete ingiustizia in giudizio. Non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente. Giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai tu peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Parola di Dio. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio Redentore. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra, le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Ed il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Ti ha lodato Gesù Cristo. La Quaresima, iniziata mercoledì scorso, ci invitava a mettere cenere in testa per arrivare a acqua sui piedi del Giovedì Santo. Da questi due riti grandi della Chiesa si snoda la strada della Quaresima che stiamo vivendo, una strada faticosa spesso e lunga, perché si tratta di partire dalla propria testa per mettere cenere e riconoscere i nostri peccati per poter arrivare ai piedi degli altri per servirli, capirli e aiutarli. A percorrere questa strada non bastano i 40 giorni che vanno da mercoledì delle ceneri fino a Giovedì Santo, ma tutta la nostra vita deve essere vissuta su questa linea. Pentimento
e servizio. Sono le due grandi prediche che la Chiesa affida alla cenere di mercoledì delle ceneri fino all'acqua di lavanda dei piedi del giovedì santo. E più che parole, dobbiamo viverle con i fatti, con la vita. E le prediche della vita valgono di più di quanto possiamo dire dai pulpiti. Insieme con le ceneri abbiamo sentito mercoledì delle ceneri: convertitevi e credi nel Vangelo, che è l'unico cammino che ci può portare verso Cristo. Il brano del Vangelo di oggi è molto chiaro e ci dice che alla fine della nostra vita saremo giudicati sull'amore e non su cosa siamo stati, cosa abbiamo costruito o avuto o fatto nella vita. Gesù ci mostra molti modi di esercitare la carità fraterna a cui Lui ci chiama e ci dice che se avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. In tutti dobbiamo vedere Cristo, tutto fare solo per Lui e non per noi, per la vana gloria nostra. Lui, il Figlio di Dio, che ha voluto nascere, vivere e morire in povertà, si identifica in tutti i poveri e i piccoli. Se vogliamo prendere sul serio questo brano del Vangelo, dobbiamo metterla in pratica tutti, sempre, e non solo con i familiari, amici e concittadini. E se non riusciamo a aiutare tutti, perché sono oggi tanti bisognosi di tutti i tipi, dobbiamo pregare almeno per loro. Gesù ci dice: questi miei fratelli, e non dice vostri fratelli. Gesù si identifica con tutti i bisognosi così. Durante questa Quaresima, se vogliamo essere fedeli al nostro battesimo, ricordiamoci che la Chiesa è la nostra prima famiglia. La Chiesa non soltanto dei battezzati, ma di tutti gli uomini, perché Gesù è morto per tutti. Almeno nella preghiera, cerchiamo di essere più aperti ad ogni miseria dei nostri fratelli. Facciamo dei sacrifici per tutti coloro che soffrono in diversi modi nel mondo. Sappiamo essere il buon samaritano per il prossimo che Gesù mette ogni giorno in diversi modi sul nostro cammino. Chiediamo tutto questo per intercessione di Maria, Francesco e tutti i nostri fratelli più grandi che hanno mostrato che questo è possibile. Per questo preghiamo, così ci aiuti il Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.